interventi che mi capita più frequentemente di eseguire è l'addominoplastica. Questo è un intervento che può essere eseguito sia in pazienti donne sia in pazienti uomini e generalmente viene effettuato dopo un'importante perdita di peso oppure nel caso delle pazienti donne dopo una gravidanza. Una volta che il paziente davanti a noi ha deciso appunto di intervenire chirurgicamente per il suo problema, in particolare dicevamo per l'addominoplastica, e a parte essere chiaramente informato di tutti gli aspetti che conseguiranno all'intervento, quindi in particolare la cicatrice, che chiaramente purtroppo oggi, ancora oggi, non abbiamo la bacchetta magica per evitare questo tipo di segni che comunque sono permanenti. Il chirurgo plastico, diciamo noi, è capace di fare delle belle cicatrici, quindi le cicatrici ci sono, non bisogna mai credere a chi dice che le cicatrici non esistono, però possono essere belle, possono essere nascoste. Questo intervento è caratterizzato non semplicemente dall'asportazione della cute in eccesso, ma anche da un rimodellamento della parete addominale che quindi va a ridonare un tono migliore alla parete e a migliorarne il profilo. L'esempio dell'addominoplastica, una cicatrice piuttosto bassa che si può facilmente nascondere appunto nello slip, nel bikini, quindi anche in costume o appunto con la maniera intima, è una cicatrice che alla fine, se non vediamo, non esiste. C'è, ma in realtà non vedendola, sia per noi che per gli altri, non esiste più. È un intervento che generalmente viene eseguito in regime di ricovero di un giorno, è un intervento poco doloroso, è un intervento per la cui ripresa dell'attività normale generalmente richiede una quindicina di giorni. Questo tipo di intervento comporta un'incisione a livello sovrappubico e quindi residuerà una cicatrice in una sede nascosta che con l'andare del tempo andrà ad assottigliarsi sempre più.